Siamo in via Torre dell'Amore, incominciamo a vedere questo splendido appartamento che è un appartamento indipendente in questa torretta d'inizio secolo. Partiamo dall'alto, quindi qui siamo nella loggia con questa vista meravigliosa a 360 gradi. Questa è la loggia, poi andiamo giù. E qui stiamo partendo dall'ultimo piano per andare poi a scendere. Andiamo giù e qui troviamo la camera da letto. Ecco, questa è la camera da letto. L'appartamento viene dato vuoto e corredato solamente di cucina. Ok, questa è la camera da letto, scale in ardesia. Qui poi abbiamo, scendiamo queste scale perché vi ricordo che siamo partiti dal terzo piano. Qui abbiamo un piccolo soppalco. Qui troviamo il bagno padronale, eccolo, con vasca, e qui nascosti troviamo i sanitari. Scendiamo ancora un piano, per cui ci ritroviamo poi adesso in quello che di fatto è l'ingresso. Questo è l'ingresso di questa torre, bell'ingresso arredabile. Questa è la zona giorno con la cucina, lì c'è la porta finestra che accede al giardino e in più abbiamo anche un bellissimo terrazzo e qui abbiamo un bagno di servizio. Per cui ricapitolando, siamo in questa torre indipendente, ingresso con la zona giorno, la cucina ha dei proprietari per cui rimane, al primo piano abbiamo il bagno padronale, al secondo piano abbiamo la camera da letto, ancora al terzo piano abbiamo quella meravigliosa loggia, poi l'appartamento è corredato di terrazzo giardino e un posto auto nel garage. Vi faccio vedere l'ingresso, eccolo, il giardino che corre intorno all'appartamento, all'immobile. Questo qui è il giardino e da quelle scale salendo troviamo un meraviglioso terrazzo con tutta questa pianta d'uva splendida. Ecco, questo è il terrazzo, questa è la torre e con questo meraviglioso panorama terminiamo la nostra visita.